Un'altra tipologia di accordi che si usa molto, per esempio, è questa. Avete mai sentito questo passaggio, per esempio? È molto frequente, no? Nella musica pop, insomma, di oggi. Questo accordo è un accordo di quarta, perché guardiamo il Do maggiore, nota Do, nota tonica dell'accordo. Il Mi è la terza e il Sol è la quinta, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Anziché suonare la terza, suoniamo la quarta. Si ha questa sonorità molto usata, è un accordo di passaggio comunque. Quindi questo Do, Fa, Sol è un accordo di Do quarta, ok? L'accordo di Re, Re maggiore, Re, Fa diesis, La maggiore, quindi Re 1, 2, 3, 4, 5, quindi la terza, suoniamo la quarta, quindi Re di quarta è così, Re, Sol, La. Ok, e via di seguito, per esempio Sol diesis maggiore, allora Sol diesis, 1, 2, 3, Do e Re diesis, ok, questo è l'accordo di Sol diesis maggiore, suoniamo la quarta, quindi Sol diesis, Do diesis, Re diesis, questo è l'accordo di Sol diesis, quarta, Sol diesis, Do diesis, Re diesis. Ok? Ovviamente negli accordi di quarta, abbiamo detto, torniamo al Do, quindi non esiste il maggiore e minore, può esserci un accordo minore e io lo suono in quarta, con la quarta. Ok? Quindi se sto suonando in una tonalità minore, posso sempre fare l'accordo di quarta, ma dall'accordo di quarta non capisco se sto suonando in una tonalità maggiore o minore. Ok? Quindi accordo di quarta. Teniamo sempre riferimento all'accordo di Do maggiore, per esempio, se questa è la quarta, questa è la nona, sì, potrebbe essere la seconda, però se andiamo a vedere Do 8 9, ok? Questo accordo con il Re è l'accordo di nona, perché si suona anche il Re inteso come se fosse la nona nota dopo l'ottava che è il Do, ok? Però lo suoniamo qui. Quindi questo è un accordo di nona, nona, quarta, nona. Quindi questi passaggi che si sentono molto oggi, questo per esempio. Sono accordi di quarta, maggiore Do e nona. Prendiamo un'altra tonalità, La, ok? La maggiore, la quarta e nona, ok? Quindi accordo di La maggiore, accordo di La quarta. Accordo di La nona, si aggiunge il Si, la nota dopo la nota tonica. Prendiamo una tonalità strana, Fa diesis minore. Allora, Fa diesis minore, ok, quarta, ok, con il Si, e nona. Ok, Fa diesis minore. Okay, Fa diesis, La, Do diesis. Con il Si è una quarta, perché 1, 2, 3, 4, 5, quindi quarta nota,
partendo dalla tonica dell'accordo, e nona sol diesis. Questo è l'accordo di nona di fa diesis minore.